Buonasera dal TG6. Si è da poco concluso l'incontro a Mosciano Sant'Angelo del governatore D'Alfonso con i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto. In una nota il governatore fa sapere che nell'incontro di lavoro per affrontare le problematiche legate agli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 e pianificare le necessarie operazioni di verifica e di coerente ricostruzione alla luce delle novità del nuovo decreto legge post terremoto sono presenti i sindaci dei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici. Ad oggi sul territorio regionale sono 106 comuni che hanno fatto pervenire segnalazioni, 2.864 le persone assistite, circa 13.000 gli edifici danneggiati tra pubblici e privati. Rende certo che tutti verranno risarciti previo accertamento del rapporto causa-effetto per i danni derivati dal sisma e sarà aumentato il numero degli accertatori per velocizzare le verifiche. Inoltre verrà introdotto un nuovo tipo di scheda per accelerare i tempi di accertamento. La prossima settimana in Abruzzo arriverà il commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, ad illustrare il decreto approvato oggi dal governo. Ora andiamo a Teramo. Questa mattina una mattinata di tensione perché le palazzine dell'Ater sono state definite inagibili e sono state 80 le famiglie sfollate. Questo è il servizio di Tania Bonnici Castelli. Situazione a dir poco drammatica con l'atterrato popoloso quartiere periferico di Teramo. In via Giovanni XXIII e via Damoli sono state dichiarate complessivamente inagibili 5 palazzine con lo sgombero di 80 famiglie. Fino a questa mattina l'Ater aveva ritenuto lesionati ma agibili 4 dei 5 palazzi. L'intervento con sopralluogo del sindaco Brucchi ha determinato una nuova decisione su questi stabili, per i quali sarà firmata immediatamente un'ordinanza di inagibilità temporanea. Da quanti anni lei vive in queste palazzine dell'Ater? Queste sono state costruite nel 74 e hanno resistito a tutti i terremoti che ci sono stati, però questo di domenica è stato proprio, infatti casa mia, cioè ho paura, la mia camera ci entra un dito, ci entra quasi una mano in camera da letto e poi c'è l'ingresso delle camere che è spaccato e ridà proprio sulla sala che, cioè, se io mi ci appoggio può anche cadere, io ho paura insomma. La vostra casa è agibile o no? Non lo sappiamo. Se nessuno viene, noi che ne sappiamo, noi da domenica, io dormo da fuori da ottobre in macchina perché non abbiamo altre case, noi che ci possiamo appoggiare da qualcuno. Adesso andiamo verso il freddo. Palazzina dell'Ater in via Damoli a Teramo, i crolli sono evidenti, la popolazione ha paura, ma per l'Ater questa palazzina sarebbe agibile. I cittadini hanno chiamato oggi il sindaco per un sopralluogo e il sindaco ha deciso per l'inagibilità. Su queste palazzine ci sono stati diversi sopralluoghi. Stamattina abbiamo fatto l'ulteriore sopralluogo con i tecnici dell'Ater, con i tecnici del comune. E riteniamo che ci sia la necessità di fare dei lavori, c'è una inagibilità temporanea con ordinanza ai proprietari, quindi all'Ater, di eseguire subito i lavori in modo che questi cittadini possano tornare nelle proprie case. È chiaro che non è facile stabilire immediatamente sull'agibilità o inagibilità di un edificio, come in questo caso, che ha diversi problemi ma che a detta dei tecnici da un punto di vista strutturale i problemi non sono così importanti, però siccome sono i tecnici che devono decidere, non è il sindaco, si è deciso insieme che si farà un provvedimento di inagibilità temporanea, i cittadini verranno in qualche modo sistemati o negli alberghi o nell'autonoma sistemazione, io ordinerò all'Ater di fare immediatamente gli interventi di sistemazione di queste palazzine e così che i cittadini potranno rientrare nelle proprie case. Restiamo sempre a Teramo perché arriva una nota del sindaco Maurizio Brucchi sulla riapertura delle scuole. D'intesa con il presidente della provincia Renzo Di Sabatino e dopo aver informato il prefetto di Teramo, il sindaco ha stabilito che le scuole rimarranno chiuse fino a mercoledì prossimo. Pertanto le scuole di ogni ordine e grado del comune di Teramo riapriranno giovedì 10 novembre, salvo eventuali nuove disposizioni. La decisione scaturisce dalla necessità di garantire il completamento delle verifiche degli immobili da parte della Protezione Civile e per consentire l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione. Domani mattina il sindaco incontrerà prima i consiglieri comunali e quindi le rappresentanti del Comitato Mamme. Ora ci spostiamo a Pescara, anche qui si parla di case dell'Ater e si parla della necessità di lavori di manutenzione. Paolo Renzetti.
Architetto Basile, state lavorando già da inizio anno per le verifiche sugli stabili ATER, ovviamente verifiche che sono state intensificate dopo il sisma, però ha detto in conferenza stampa non ci sono problemi di stabilità per nessun stabile dell'ATER. I fabbricati che abbiamo attenzionato attraverso le nostre strutture tecniche sono quelli in prevalenza alti, diciamo che le torri, ne abbiamo una ventina circa su tutto il territorio pescarese, fabbricati oltre gli 8 piani, che in ogni caso hanno probabilmente risentito delle vibrazioni e in qualche modo hanno reso più evidente qualche fenomeno già peraltro in atto derivante da una manutenzione che manca, e quindi su questo dobbiamo fare il punto della situazione anche con la Regione per mettere a punto una strategia opportuna per far fronte almeno alle evidenze quelle più immediate. Noi puntiamo all'obiettivo che in un mese abbiamo i rilievi di tutto ciò che è il danno nel patrimonio regionale, il danno reale. Per fare questo c'è la necessità di intervenire con un numero significativo di tecnici rilevatori e quindi modifiche normative e soprattutto qualche disponibilità finanziaria per dare alle ATER e a quanto è a disposizione per il meccanismo dei controlli la possibilità di poter rilevare con dei tecnici i danni. Aggiornamento anche dalla provincia di Pescara per la riapertura degli istituti. Ritarda la riapertura di alcuni istituti, la sospensione dell'attività didattica nell'ISIS di Savoia, di Popoli, l'ITC di Torre dei Passeri proseguirà fino al 12 novembre, all'ITAS Cuppari di Alanno fino al 9 novembre, all'IPSA Cuppari di Cepagatti fino al 7 novembre. Questo per consentire dei lavori urgenti per riparare lesioni non strutturali agli edifici di proprietà della provincia. Altresì interdetta l'attività scolastica in 4 aule dell'Istituto Guglielmo Marconi di Penne, in 2 aule della sede storica dell'Istituto Tito Acerbo, nonché all'ingresso della succursale e ai servizi igienici, agli spogliatoi della succursale di Via Parco Nazionale, nel lato nord del corridoio di collegamento tra le palazzine dell'Istituto Tecnico Alessandro Volta di Pescara. Queste porzioni di edificio saranno interdette all'attività scolastica e al passaggio degli allievi fino a che non termineranno i lavori di ripristino. Sono queste le decisioni assunte oggi dal dirigente del settore edilizia scolastica della provincia, l'ingegner Paolo D'Incecco, in seguito ai sopralluoghi svolti con l'ausilio dei vigili del fuoco di Pescara. Nella stessa disposizione è stato anche stabilito, una volta acquisiti i pareri dei rispettivi dirigenti scolastici, di trasferire temporaneamente presso l'ITC Alessandrini di Montesilvano 5 classi dell'onnicomprensivo Spaventa di Città Sant'Angelo. Ora invece ci spostiamo all'Aquila perché si torna a parlare del progetto case, ancora balconi pericolanti a rischio crollo negli alloggi antisismici del progetto case dell'Aquila, quelli costruiti dopo il sisma del 6 aprile 2009, per alloggiare fino a 15.000 persone. Ce ne parla Filippo Tronca. All'Aquila, per sdrammatizzare, circola ormai questa battuta. In autunno non cadono solo le foglie dagli alberi, ma anche i balconi dagli alloggi post-sismici del progetto case. Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato e del NIPAF, in accordo con la Procura della Repubblica, a conferma di questo, hanno deciso di dare avvio la prossima settimana alla rimozione di 3 balconi pericolanti nelle case di Cese di Preturo, dove sono stati posti sotto sequestro altri balconi e dove un'inchiesta giudiziaria, ancora alle battute iniziali, ipotizza difetti di costruzione e materiali scadenti. Un'inchiesta iniziata con il crollo di un balcone il 2 settembre 2014 e poi estesa a simili problematiche costruttive delle abitazioni realizzate nel post-terremoto per ospitare fino a 20.000 sfollati rimasti senza casa. Sui balconi crollati si è in attesa la fissazione dell'udienza preliminare dopo la richiesta avanzata già da diverso tempo dalla PM d'Avoglio nei riguardi di 29 persone, tra cui funzionari del comune, accusati a vario titolo di frode, truffa e danni dello Stato da 18 milioni di euro e falso. Intanto gli edifici sgomberati a Cese di Preturo, con gli sfollati costretti a un nuovo trasloco, sono diventati terra di nessuno, abbandonati al degrado e alle scorribande dei vandali.
Ora passiamo alla cronaca. Avrebbe abusato delle due figlie per 3 anni, fino a quando la più piccola, oggi 14enne, ha trovato il coraggio di rivolgersi alla sua insegnante. Da qui la segnalazione alla Procura della Repubblica, dove la sezione di PG della Polizia di Stato, con il coordinamento del sostituto procuratore Gabriella De Lucia, ha avviato le indagini con riscontri oggettivi, intercettazioni e diverse testimonianze che hanno consentito agli agenti del commissariato di arrestare a Vasto un 46enne di origine campane. L'altra presunta vittima è la sorella più grande, oggi 19enne, la più piccola è stata affidata a una struttura protetta e si sta avvaliando la posizione della mamma, 40 anni, per quella che potrebbe essere stata silenziosa e complice connivenza, senza aver mai avuto il coraggio, se messa al corrente delle figlie, di cosa accadeva tra le mura domestiche, dichiarato nel corso della conferenza stampa il vicequestore aggiunto Alessandro Di Blasio. Il dirigente del commissariato ha affermato che questa è una vicenda inquietante, di assoluta desolazione familiare. Il 46enne è stato già ascoltato dal magistrato per l'interrogatorio di garanzia, che ha confermato la necessità del carcere nella struttura di Torre Spinello. Oggi 4 novembre si festeggiano le forze armate e allora in tutta la regione ci sono state le celebrazioni. Iniziamo da quelle che si sono svolte a Pescara. La festa delle forze armate ha attraversato tutto il Novecento e i cambiamenti politici molto spesso dolorosi che hanno portato alla Costituzione della Repubblica Italiana. Istituita nel 1918, la commemorazione rende omaggio al lavoro silenzioso ma fondamentale che i corpi armati rendono alla nazione. A Pescara, come da tradizione, la celebrazione si è svolta prima con la messa solenne nella cattedrale di San Cetteo, poi in piazza Garibaldi, dove la presenza delle massime cariche politiche, militari, cittadine, provinciali e regionali è stata deposta una corona d'alloro sul monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. Come ha ricordato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo messaggio augurale, la celebrazione di quest'anno assume un significato particolare in un momento in cui il terribile terremoto che ha devastato intere comunità del centro Italia ha messo in luce ancora una volta il pronto e fondamentale contributo delle forze armate in concorso e con il coordinamento della protezione civile nell'assistenza della cittadinanza duramente colpita. Messaggio che suona ancora più forte nella nostra regione, anch'essa duramente segnata dal sisma dello scorso 30 ottobre, che soprattutto nella provincia di Teramo sta creando tantissimi disagi, risvegliando ansie e paure sopite dopo il terremoto che ha devastato L'Aquila nel 2009. Celebrazioni anche all'Aquila, andiamo a vedere. Con l'alza bandiera solenne, la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto vicario Giuseppe Guetta e del comandante militare dell'esercito per l'Abruzzo, Rino De Vita, è cominciata all'Aquila il giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate. All'ombra dell'altare del monumento ai caduti alla Villa Comunale, un picchetto armato composto da esercito, marina militare, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia penitenziaria, corpo forestale dello Stato e vigili del fuoco. Consegnata anche una bandiera nazionale agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Domenico Cotugno. Al nostro microfono il generale De Vito e il vice sindaco dell'Aquila, Nicola Trifoggi, ricordano il significato di questa commemorazione, il suo intento di rafforzare anche nelle giovani generazioni i sentimenti di unità, identità e coesione, soprattutto nei momenti più difficili. Sono i valori che accomunano le forze armate da tempo, che le hanno sempre guidati, sia per quanto riguarda l'impiego in ambito nazionale che per quanto riguarda il contesto internazionale. Ovviamente festa dell'unità nazionale, festa delle forze armate, onore alle forze armate e a tutte, al loro impiego, ai loro familiari, onore a tutti i caduti per le forze armate. E oggi è la giornata dell'unità nazionale, che è un valore da preservare, da trasmettere mai come in questo momento in cui la globalizzazione sta portando al disgregamento di tanti valori in ogni parte del mondo e con dei tentativi purtroppo anche da noi. I lavoratori di Poste Italiane hanno proclamato una giornata di sciopero oggi per dire no alla privatizzazione. Anche l'Abruzzo ha aderito allo sciopero, noi siamo andati a Pescara. Anche a Pescara, presidio dei lavoratori delle Poste, oggi questa giornata di sciopero nazionale. Quali i motivi della protesta? Il motivo principale è quello dell'ulteriore privatizzazione che il governo vuole mettere in atto e che noi al momento, grazie ad alcune iniziative che abbiamo fatto,
tipo per esempio l'audizione alle commissioni parlamentari, siamo riusciti a bloccare. Il decreto non è stato ritirato, noi siamo fortemente preoccupati perché questo porterebbe la Posta ad avere un assetto completamente diverso da quello attuale. Noi vogliamo che la Posta sia al servizio dei cittadini, sia una fonte di sicurezza, di tranquillità per i cittadini anche per quanto riguarda i risparmi, perché i nostri clienti maggiori sono formati da anziani, da pensionati, da famiglie normali, insomma, che portano i loro soldi alle Poste. Vogliamo che questo assetto venga mantenuto, vogliamo che il governo non faccia cassa con le Poste, perché a fronte di 2.400 miliardi di debito pubblico non si può certamente l'incasso che si potrebbe fare con la vendita di Poste di 2,5 miliardi sarebbe uno 0,0, tanti zero, che non aiuterebbe assolutamente a risanare il debito pubblico. Tante le sigle sindacali che oggi partecipano a questo sciopero, avete già qualche dato sulla partecipazione dei lavoratori almeno in Abruzzo? Lo sciopero è massiccio, si attesta intorno al 75-80%. Sono i dati chiaramente che ci cominciano a pervenirci da parte delle altre regioni, ma lo sciopero è sentito, è forte in tutte le regioni abbiamo manifestazioni importanti, a Roma c'è una manifestazione generale. Speriamo che dopo questa giornata il governo possa rivedere il proprio assetto e l'azienda possa riaprire i tavoli di confronto anche per quanto riguarda il contratto, il nuovo assetto del recapito e tutto quello che ne comporta. E oggi l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Andrea Gerosolimo, ha presentato un progetto realizzato con fondi europei e destinato agli over 30. Assessore, parliamo di questa iniziativa importante che avete presentato oggi e questi incentivi con fondi europei, questi bandi per over 30. Oggi finalmente possiamo dire che parte ufficialmente la nuova programmazione FSE 14-20, parte con Garanzia Over, che rappresenta per noi, diciamo, il pilastro della nuova programmazione, perché ha in sé alcune caratteristiche sulle quali puntiamo: incentivi assunzionali notevoli per le imprese, parliamo di 6.000 euro per i disoccupati dai 30 ai 49 anni e parliamo di 9.000 euro per gli over 50. Ma il dato ancora più importante è che dei 4.770.000 euro complessivi, 3.180.000 euro sono indirizzati alle aree in difficoltà della nostra regione, quindi alle aree di crisi, alle aree di crisi semplici, alle aree di crisi complesse, alle aree interne. Questo per dare un segnale alle zone in difficoltà, perché riteniamo che non ci può essere sviluppo di un territorio, di una collettività e di una regione se una parte di quella regione viene lasciata indietro. Noi volevamo dare un segnale in questo senso per favorire l'occupazione in territori che oggi hanno un'oggettiva difficoltà. La Camera di Commercio di Teramo pensa al futuro e lo fa con interventi a sostegno delle start-up, dell'imprenditoria femminile e del rapporto scuola-lavoro. La Camera di Commercio di Teramo programma la propria attività per il 2017 puntando alle start-up e all'imprenditoria femminile. La fusione con l'Aquila ci sarà, si ripenseranno le funzioni, ma le sedi territoriali resteranno. E intanto l'ente camerale teramano chiama a raccolta i sindaci della montagna per chiedere loro un report post-sisma che fotografi la situazione delle oltre 4.000 imprese attive e degli 8.000 addetti. Abbiamo da subito attivato tutte le nostre reti informative per capire che cosa sta succedendo, soprattutto nel mondo delle imprese. Ci siamo attivati con le altre camere, le altre sei camere che purtroppo fanno parte di questa disgrazia che ci è successa. Stiamo monitorando ad horas proprio tutta la situazione. Intanto voi programmate però il 2017, in che modo? Sì, stiamo programmando il 2017 con le difficoltà dovute anche alla ristrettezza economica del bilancio camerale. Vogliamo dare una mano soprattutto alle start-up, alla digitalizzazione, all'imprenditoria femminile e anche per quanto riguarda il rapporto scuola-lavoro. Resterà Camera di Commercio di Teramo o ci sarà una fusione? Sicuramente ci sarà una fusione, abbiamo già iniziato l'iter col consiglio di ieri. Noi pensiamo, se siamo bravi e non troviamo ostacoli, entro l'anno fare proprio il progetto
e partire dal 1 gennaio 2017. Le sedi resteranno sia a Lago che a Teramo, stiamo ragionando delle funzioni importanti che la Camera di Commercio di Teramo dovrà svolgere domani a Camere Unite, perché credo che il territorio teramano, tra l'altro molto più grande dal punto di vista del numero delle imprese di quello dell'Aquila, le funzioni che dovrà avere rispetto alla peculiarità del nostro territorio. È un bilancio positivo quello stilato per il primo Abruzzo Open Day Winter. Vediamo. Presidente, Abruzzo Open Day un grande successo. In definitiva, che cos'è e cosa sarà sempre di più Abruzzo Open Day? Una chiamata a raccolta per costruire la più riuscita forma di accoglienza di chi vuole venire in Abruzzo, di chi deve venire in Abruzzo e di chi sceglie l'Abruzzo come destinazione e come collocazione. Ci sono i numeri, le qualità, le quantità per l'Abruzzo per meritare l'arrivo di tanti da fuori dell'Italia, dell'Europa e del mondo? Assolutamente sì. Questa è la certezza di partenza, che abbiamo un'abbondanza di bellezze, di comodità, di opportunità, di irripetibilità, per cui ci candidiamo ad essere una meta, una destinazione. Di quale turismo? Di quel turismo che ti prende in braccio, esperienziale, che ti tocca la coscienza, che ti entra dentro, che ti riguarda dal punto di vista anche culturale, che ti riporti come arricchimento. Avete messo in calendario già altri eventi nell'ambito dell'Open Day? Sì, ed è della macchina organizzativa della quale si occupa la struttura. Noi ci stiamo scommettendo sapendo che Abruzzo Open Day è una grande sfida di competizione, di capacità di funzionamento, perché riguarda molto il privato, riguarda molto il pubblico comunale e territoriale, riguarda molto i poteri regionali, riguarda in pratica tutta la dimensione dell'Abruzzo, quella che fa territorio, che fa economia, che fa cultura, che fa religiosità, che fa tradizione, che fa identità, che fa anche richiamo internazionale e mondiale. All'ospedale di Penne si è svolta una importante operazione dell'equipe chirurgica del dottor Domenico Palmieri. Si tratta della ricostruzione di un crociato con il tendine prelevato da un cadavere. Una tecnica innovativa per la prima volta è stata sperimentata in Abruzzo. Sì, oggi abbiamo operato un paziente che aveva necessità di trapiantare, di ricostruire il legamento crociato anteriore, che molto spesso si rompe soprattutto nelle persone giovani e che praticano sport abbastanza duri, però non seguendo più la tecnica normale che usiamo, perché questo ginocchio aveva già subito altri interventi in precedenza, sempre per il crociato anteriore. Non potendo reperire quindi la parte da sostituire dallo stesso paziente, allora abbiamo pensato di rivolgerci alla banca dell'osso e dei legamenti che si trova a Bologna, all'Istituto Ortopedico Rizzoli. L'intervento è stato fatto totalmente in artroscopia, abbiamo utilizzato gli accessi già del suo vecchio intervento chirurgico, quindi il paziente non ha nuovi tagli, non ha altro. L'intervento è consistito esattamente nel prendere appunto questo trapianto adeguatamente preparato, come già anche questo precedente detto, ma la cosa proprio importante è che lui oggi, quindi dopo una notte dall'intervento, è già dimissibile con qualche cerottino e porterà una ginocchiera armata con due bastoni e potrà subito ritornare, diciamo, alla sua vita normale. 30 giorni e butterà via tutore, butterà via bastoni e quant'altro e riprenderà a fare, come dicevo prima, la sua vita. E, il signore ha 40 anni, il paziente ha 40 anni, è uno sportivo e ritornerà a fare sport. Già a 3 mesi dall'intervento potrà correre bicicletta, 6 mesi, poiché la sua passione è il calcetto, ritornerà a giocare a calcetto. Quindi devo dire che nonostante sia un'esperienza che facciamo qui. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie A e il Pescara. Con una protezione Alberto Aquilani sarà della partita dopodomani contro l'Empoli. Il tecnico Massimo Oddo non avrà a disposizione Coda e Brugman, ma recupera il centrocampista romano Verri e Campagnaro. Sul fronte Empoli certe le assenze di Laurini e Bellusci e in avanti ballottaggio Maccarone e Gilardino.
Rientra in parte l'emergenza in casa Pescara. Alberto Aquilani, con le dovute precauzioni e se non ci saranno contrattempi nelle prossime ore, sarà della partita. Il centrocampista romano, uscito dal campo con una brutta ferita dopo lo scontro di gioco con Memushai a San Siro, sarà in campo con una protezione alla zona dove sono stati applicati i punti di sutura. La gara è delicata, manca un cervello del centrocampo come Brugman, squalificato, e Oddo non vuole rinunciare all'esperienza e alla classe di Aquilani, che sarà affiancato da Memushai e da Verre. Quest'ultimo sembra aver superato i problemi alla pianta del piede e tornerà a disposizione nel ruolo originario e non in quello di trequartista nel quale è stato impiegato d'inizio stagione. Davanti, fari puntati su Ray Manai, che sarà il puntero scelto da Massimo Oddo. Migliorano le condizioni di Baebek, ma un ruolo da titolare per il francese sarebbe una forzatura vista la facilità di ricaduta. Allora l'ex PSG può essere un'arma dalla panchina, da dove può comunque incidere come fatto con l'Inter. Per la difesa fuori causa Coda, ma torna Campagnaro che affiancherà Fornasier. Biraghi dovrebbe riprendere il posto sulla carrozzia mancina a scapito di Crescenzi. Insomma, si delinea l'11 anti-Empoli. Anche in casa toscana il tecnico Martuscello è al lavoro per individuare la squadra antidelfino. Mancheranno l'infortunato Laurini e lo squalificato Bellucci. L'ex Ćosić non è al meglio. Allora al centro della difesa sarà Barba a fare coppia con Costa. Nel 4-3-1-2 Saponara sarà il trequartista e uno tra Gilardino e Maccarone affiancherà il guizzante Pucciarelli. Croce e Krunic le mezze ali, con Dius favorito su José Mauri per il posto davanti alla difesa. L'ultimo precedente all'Atletico Cornacchia non è un bel ricordo. Il Pescara di Marino venne battuto 1-2 dall'Empoli di Sarri nella stagione di Serie B 2013-2014 e quella gara fermò la risalita del Delfino e diede linfa ai toscani, poi promossi in A. Eppure in terra abruzzese i precedenti, 14, sorridono ai biancazzurri, vincenti 8 volte a fronte di 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima vittoria casalinga nella B 2010-2011, 1-0 rete di Bonanni, mentre l'unico precedente in Serie A risale alla stagione 87-88, finì 0-0 tra il Pescara di Galeone e l'Empoli di Salvemini. Dopo la sosta per le nazionali tornerà a disposizione del tecnico Oddo anche il difensore Norbert Ghiommer, fermo da un mese e mezzo. Lo ascoltiamo. Ha sofferto tanto, è sempre difficile quando non puoi essere sul campo, non puoi aiutare la squadra, non puoi fare quello che vuoi fare, però purtroppo già sono abituato su queste cose che non è successo per prima volta. Niente di che, devo solo lavorare, devo pensare in positivi e mi preparare per tornare bene. È più importante sempre quella più vicina, quindi sì, anche questa è molto importante, perché se vinciamo è molto più tranquillo tutto e facciamo un passo davanti per la salvezza, purtroppo che dall'inizio che abbiamo giocato benissimo dalle partite, anche noi pensavamo che possiamo giocare per i posti più alti, adesso è così che giochiamo per la salvezza. Va bene, i risultati non sono molto positivi, però come lo vedo io, dal punto di vista come lo vedo io, la squadra gioca sempre bene, come all'inizio di campionato, mancano solo gol e i punti, però credo che già la domenica prendiamo i 3 punti e siamo un po' più tranquilli. Va bene, sì, tutti sappiamo che giochiamo con la Roma. Per me, se sono convocato, per me è una partita speciale, però per me sono tutti speciali. Non la guardo solo che la Roma, che sono qui in prestito da Roma. Per me tutte le partite sono importanti. E ora passiamo alla Lega Pro. Ci saranno delle novità per il Teramo, che domani giocherà con il Mantova. Oltre a Lungodegente, Carraro non è stato convocato, il centravanti brasiliano Jefferson. Toccherà Croce partire titolare al fianco di Sansovini. L'attaccante può così dare continuità al buon rendimento degli ultimi giorni. Convocato regolarmente anche Petrella, nonostante un problema al braccio. Vediamo. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, essere ripresi, ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo stati premiati perché credo che poi nel contesto delle occasioni create e delle tutte le situazioni da gol che abbiamo comunque sia costruito, siamo stati superiori alla Lupa Roma. Federico, purtroppo è una situazione che non riusciamo a risolvere, quindi ogni qualvolta lui cerca di accelerare nel senso che cerca di mettersi nelle condizioni per poter effettuare una partita,
si riscontra un affaticamento che non riusciamo in questo momento a togliere. Petrella ha subito un forte trauma contusivo al braccio e all'istante sembrava una situazione grave, poi ha fatto un esame radiologico e non ha nessuna frattura, quindi credo che anche lui sia disponibile. Ci aspetta una partita difficile, ma non perché dobbiamo comunque sia noi creare delle scuse o accampare, comunque sia mettere le mani avanti, no. Perché ripeto, il Mantova, al di là che in fuori casa ha fatto meglio che in casa, io l'ho vista giocare anche dal vivo a San Benedetto, la terza partita, la partita, l'unica partita che hanno vinto, e fecero molto bene, perché ci sono giocatori secondo me validi, con un curriculum importante, e dunque noi dobbiamo fare una partita determinata, dobbiamo fare una partita dove dobbiamo anche ritornare a conquistare un pochino i nostri tifosi in casa, perché l'ultima prestazione, riferimento alla partita ultima di campionato, non è stata ai loro occhi una cosa piacevole. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.